Ciao dolcezze, allora oggi nuovo giveaway, un giveaway sorpresa, quindi all'improvviso, ve l'avevo già anticipato qualche giorno fa che vi faccio una sorpresina, quindi immaginiamo. Comunque, vi dico le regole per partecipare, sono le solite. La prima è essere iscritti al canale, se non lo siete cliccate il pulsantino qui in alto. La seconda regola è essere residenti in Italia, se non lo siete l'importante è che avete un indirizzo italiano per far sì che io spedisca il premio. La terza regola, è quella dei commenti. Questa volta i commenti saranno di più. Potete lasciare da un commento fino a 10 commenti, quindi sbizzarritevi con la fantasia, scrivetemi, quello che preferite, l'importante è che non sia un ciao, punto. Insomma, frasi sensate, però quello che volete, numerati così anche per voi è più facile commentare. Un'altra cosa molto molto importante è quella di mettere questo video tra i preferiti, così gira un pochettino, e se vi piacciono i premi, non è una regola, comunque cliccate un pollice in su se vi piacciono i premi. I premi sono abbastanza, sono 22 premi per una vincitrice estratta da random.org. E poi vi dico una particolarità per questo giveaway. Intanto vi faccio vedere i premi. Allora, la vincitrice fortunata vincerà questo quad di ombretti di Essence, il numero 3, sui toni del giallo, turchese, viola e grigio. Poi, sempre questa palettina quad della Essence sui toni del verde. Poi, due smalti della Twins, Bella ed Edward, quindi sempre sui toni del verde, è un colore che andrà molto quest'autunno e quindi ho pensato di prendervelo. Poi, pennello per il make-up, quindi si chiude così, da borsetta, comodissimo. Poi, Nail Art Essence Stampi Set, quindi il timbrino con tutto l'occorrente, appunto. Ok, poi Delfimo. Smalto della Essence Color & Go in numero 57. Poi, dell'ultima collezione di Essence Urban Message, questo ombretto blu carinissimo. Se sentite rumori strani, è Minnie, comunque. Un gloss della Sun Club della Essence, questo qui che avete visto, ce l'ho anch'io, bellissimo. Minnie. Poi, della Elf, questo wafer con vari step, quindi per la manicura è fenomenale. Poi smalto basic marrone glitterato in numero 290, smalto olografico Essence blu, verde, viola, insomma bellissimo, il numero 3. Poi la base per il nail art cracking, si può usare comunque come smalto, il numero 2. Poi della multidimension ne ho un bel po', e ho questo verde barra azzurro numero 75, poi questo marrone nocciola numero 39, poi questo blu elettrico bellissimo mini numero 76, poi questo verde scuro, un verde bosco molto molto bello, il numero 64. E poi questo grigio glitterato e perlato, il numero 62. Infine ho questo top coat glitterato, sempre della Essence. Evviva Essence! Poi questo nail art freestyle, il numero 7, quello con il pennellino fine, non ve lo apro ovviamente, per fare nail art. E poi una base come questa qui. È bellissima, è perlata, è un panna, un bellissimo colore, il numero 1. Ecco qui, questi erano tutti i premi della fortunata vincitrice o vincitore, quindi si porterà a casa tutti questi premi. Poi c'è una piccola sorpresa è che ci sarà una seconda vincitrice e l'estrarrò io, quindi sceglierò io un commento a mia preferenza, quindi a mio gusto personale. Quindi la seconda vincitrice si aggiudicherà quasi tutti i premi rosa, questi stickers, poi
poi questo pennello della Essence, eccolo qua, poi questo gloss della Ballerina Backstage, questo smaltino della Essence, il Color & Go numero 41, questo più rosa pescato numero 30, sempre della Color & Go, questo della Yurok, il numero 4, ed infine una mia creazione, gli orecchini fatti così con una perlina, lo svaroschino e questo ciondolino rosa. Spero che vi piaccia la mia creazione. Ok, e questi erano i premi a sorpresa per la seconda vincitrice. Niente dolcezze, spero vi piaccia questo giveaway, partecipate in tante. Io vi mando un bacione grandissimo e vi ringrazio in anticipo. Ciao!